Ben ritrovati ancora in diretta sulle fonti TV. Rapidamente la situazione a Piazza Affari, che accelera il rialzo 0,43% di rialzo. Il CAC RAN di Parigi si mantiene leggermente al di sopra della parità, il DAX di Francoforte più 0,36%. Questo è il FTSE 100 di Londra, un momento delicato per Londra e non soltanto ovviamente per la Gran Bretagna, con inflazione sui massimi da 30 anni e una, tra virgolette, ne abbiamo già parlato, crisi politica. Boris Johnson ieri ha annunciato che proprio non ci saranno più effettivamente misure Covid, dunque si lasciano, anzi via, le mascherine, addirittura non soltanto il distanziamento sociale, niente smart working. Questa è la sua risposta dopo il cosiddetto Party Gate. Attualmente il FTSE 100 è la piazza peggiore in Europa. La situazione sul fronte mercato obbligazionario è la seguente: lo spread tra BTP e Bund torna a 139 punti base, attenzione al decennale tedesco che rimane sotto osservazione. Ieri era, tra virgolette, la notizia principale sui mercati, perché per qualche ora è rimasto sopra la parità. Stiamo parlando naturalmente del rendimento del decennale tedesco. Questa è la situazione sui mercati. Wall Street invece per il momento un tentativo di rimbalzo di successo, dico per il momento perché anche ieri abbiamo visto questi istanti di seduta positiva, poi il Nasdaq verso la chiusura è sceso addirittura in correzione, attualmente guadagna 208 punti a 14.548, il Dow Jones guadagna lo 0,91%, l'S&P 500 guadagna 49 punti, tutto ciò meno di una settimana alla riunione della Fed, riunione importante giusto per capire se i rialzi saranno 3 o 4, insomma come la pensa la Fed, anche dico in scia delle dichiarazioni di Joe Biden, che ha ammesso con tantissima umiltà che l'inflazione è un problema, che gli americani non sono contenti con la gestione di Biden della pandemia, che i repubblicani impediscono la sua agenda elettorale, dunque ci sono ovviamente tanti gap, ovvero tanti pezzi da mettere insieme e tanti progetti da portare ancora avanti. Poi ricordiamo che a novembre ci saranno anche i midterms, insomma una situazione complessa anche per gli Stati Uniti, nonostante questo rimbalzo molto robusto dell'economia americana. Faremo il punto però ora in Europa, vi faccio vedere rapidamente i numeri. Oggi un calendario macroeconomico estremamente ricco, questa è l'inflazione che si conferma, abbiamo visto già la prima lettura, questa è la lettura, la seconda lettura, cioè quella ufficiale, inflazione su base annuale al 5%, tasso di inflazione mensile 0,4%, dell'Eurozona stiamo parlando sempre, inflazione core al 2,6%, questa ricordiamo su base annuale. I numeri della Germania altrettanto importanti, indice dei prezzi alla produzione al 5% su base mensile, indice dei prezzi di produzione annuale al 24,2%, io direi numeri da non sottovalutare, però noi abbiamo scelto questo titolo molto interessante per farvi capire appunto la discrepanza tra i numeri che stiamo vedendo in termini di dati macro e la risposta di Christine Lagarde, cioè inflazione eurozona al 5% su base annuale, dell'Unione Europea al 5,3% su base annuale. La risposta di Christine Lagarde a breve, è appunto scenderà, quando, come e quale impatto sulla industria italiana e non soltanto. Ne parleremo con Giampaolo Galli, Osservatorio Conti Pubblici, Università Cattolica. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi, bentornato sulle fonti. Grazie a voi, buongiorno. Senta, abbiamo visto dei segnali importanti anche da parte del mercato obbligazionario. Io non posso non iniziare appunto con un commento sui numeri che abbiamo visto da parte dell'Eurozona al 5%, anno su anno 5,3% dell'Unione Europea. In Germania in particolar modo situazione critica, la risposta di Christine Lagarde scenderà. Aumentare i tassi adesso sarebbe, diciamo, un danno per l'economia dell'Eurozona. Lei come, cioè, condivide il parere di Lagarde? Ma credo che no, non lo condivido, a dire la verità. Penso che ben presto saranno costretti a cambiare idea. L'inflazione ha sempre delle cause temporanee. Anche negli anni 70 l'aumento del petrolio, nel 73 fu una tantum, non è che poi continuò ad aumentare. Il problema è che se le banche centrali non reagiscono, poi l'iniziale inflazione si radica nelle aspettative, negli aumenti salariali e provoca la famosa spirale prezzi-salari-prezzi,
E quindi francamente a me sembra che, diciamo, in quasi tutta Europa, anche se non come negli Stati Uniti, c'è un livello elevato della domanda rispetto alla capacità produttiva, ci sono bottlenecks e francamente avere l'inflazione al 5% e i tassi praticamente a zero è una situazione di squilibrio che credo dovrà cambiare. Chi sostiene il contrario fa notare che, diciamo, negli ultimi anni c'è stata praticamente una deflazione, che quindi se si fa uno smoothing si trova più o meno sul trend, ma questi, diciamo, sono ragionamenti complicati. Chi fa azienda sa che i costi stanno aumentando tantissimo, per esempio nell'edilizia, il cemento, il vetro, l'acciaio, quindi aumentano tantissimo. Le imprese sono costrette a aumentare i prezzi e i lavoratori chiederanno compensazione prima o poi. Beh, dico anche giustamente perché il potere d'acquisto ovviamente diminuisce, questo sicuramente pesa al popolo, pesa ai cittadini europei, ovviamente non soltanto ai cittadini italiani. Intanto le volevo chiedere come interpreta il segnale dal mercato obbligazionario, in particolar modo i rendimenti del Bund. Beh, diciamo, negli Stati Uniti c'è già il segnale che la Fed riconosce che l'inflazione è temporanea, che bisognerà reagire, quindi i tassi aumentano, i tassi a 10 anni stanno viaggiando verso l'1,8, insomma, arriveranno presto al 2% come i tassi a più lungo termine, e quindi chi vuole un safe asset forse preferisce investire al 2% negli Stati Uniti piuttosto che a zero o a meno qualche cosa in Germania. Questo è quello che sta succedendo, ci sono afflussi di capitali dall'Europa verso gli Stati Uniti in questo momento. Ecco, giusto per capirci, lei che cosa si attende dalla prossima riunione della BCE? Settimana prossima vedremo intanto la Fed, che probabilmente sarà in veste falco, anzi dovrebbe esserlo, considerando la situazione politica negli Stati Uniti e le difficoltà che hanno i cittadini americani con inflazione al 7%, ma da parte della BCE, soprattutto la dichiarazione molto chiara di Christine Lagarde, che in questo momento ecco, un rialzo dei tassi di interesse sarebbe addirittura un danno per la ripresa economica dell'Eurozona. Ah, il problema è quello che è stato messo in evidenza molto bene da un recente intervento dell'ex governatore Lord Mervyn King della Bank of England, il quale ha detto: se le banche centrali ritardano, stanno dietro la curva, come si dice, che cosa succede? Che poi devono aumentare i tassi di interesse più rapidamente di quanto, e non riescono più a farlo gradualmente. Se lo aumenti rapidamente dopo un lungo periodo di tassi praticamente a zero, l'effetto qual è? È che metti in crisi tutti coloro che sono indebitati, imprese, famiglie, gli stati. Questo è quello che successe con il famoso tapering nel 2011, 2012, 2013. La Fed cercava di aumentare i tassi, ma ogni volta che succedevano dei disastri nei paesi emergenti, nei paesi in via di sviluppo, debiti da ristrutturare e così via. Oggi il mondo è molto più fragile di allora, perché con il Covid gli indebitamenti degli stati, ma anche delle imprese e delle famiglie, sono aumentati. Quindi la situazione è molto fragile. E se ci deve essere un aumento dei tassi, è bene che sia molto molto graduale e che dia il tempo agli operatori di adeguarsi, per esempio allo Stato italiano di capire che deve cominciare a tirare i remi in barca, ridurre il deficit per mettere il debito su una traiettoria più sostenibile. Ecco, il suo parere è fortemente condivisibile, specie per quanto concerne i tassi di interesse. Intanto però le ha menzionato i cosiddetti bottlenecks qualche minuto fa e dunque i colli di bottiglia che persistono. Infatti nessuno si aspettava che avrebbero continuato ad essere una problematica per più di un anno ormai, però con un rialzo dei tassi non si risolvono i colli di bottiglia o meno.
No, certo, Cioè, nel però. senso che questa problematica comunque rimane ed è un contributor in termini di inflazione. Sì, non c'è dubbio, però diciamo, bisogna sempre confrontare la domanda con l'offerta. Se l'offerta è scarsa per qualsivoglia motivo, perché non ci sono stati abbastanza investimenti, per esempio, in certe fonti energetiche negli ultimi anni, perché ci sono i colli di bottiglia che persistono. Questi colli di bottiglia sono in parte dovuti alla rapida ripresa post-Covid e alle differenze strutturali, diciamo, che si stanno verificando adesso rispetto all'ante-Covid, ma in parte sono dovute anche alla deglobalizzazione, cioè al fatto che si accorciano le catene del valore e che c'è molta meno fiducia adesso nella possibilità di fare outsourcing in Cina. E quindi questa cosa è strutturale naturalmente, non è un fatto, mentre il post-Covid può essere congiunturale, temporaneo, l'aumento dei nazionalismi, il rifiuto dei grandi accordi commerciali transpacifico, transatlantico, eccetera, tutto questo ha creato problemi alle catene del valore. E quindi i bottlenecks sono più seri. Allora, intanto parliamo di un altro tema estremamente importante. Questa, fra le altre cose, è una notizia delle ultime ore. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi oggi ha incontrato, anzi questa mattina a Palazzo Chigi, il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Non soltanto, durante l'incontro è stato affrontato il tema delle misure all'esame del Governo per far fronte ai rincari nel settore dell'energia in particolar modo e quanto si apprende appunto da fonti di Palazzo Chigi. Intanto volevo anticipare, ovviamente non ci sono ancora uscite le misure precisamente, non ci sarà, ecco, resterebbe fuori l'intervento sugli extra profitti delle aziende energetiche, come inizialmente questa era una tra le ipotesi, ecco, diciamo, per reagire a questo rincaro bollette molto significativo e soprattutto danneggiante per le imprese italiane. Io le chiedo in particolar modo, lei che cosa ne pensa delle misure di governo sinora? Sono state diciamo sufficienti, se vogliamo dire anche efficienti, e soprattutto se ci sono dei rischi concreti per possibili chiusure delle aziende, in particolar modo energivore italiane? Dunque, ma insomma, fino adesso sono state prese delle misure tampone per evitare un effetto devastante dell'aumento dei prezzi dell'elettricità e del gas, in particolare sulle famiglie, per il primo trimestre di quest'anno, con costi estremamente alti per il bilancio pubblico. Ora, i rischi per le imprese non c'è dubbio che ci sono. Sono rischi molto seri, ci sono tantissime imprese nelle più diverse filiere che si trovano in particolare, come lei diceva, nelle imprese energivore, che si trovano con aumenti del 200-300%, e quindi insomma ho l'impressione che in qualche modo il problema vada affrontato. Che sì, c'è anche chi dice va bene, queste imprese usciranno dal mercato, ne entreranno di nuove, queste sono zombie firms. Sì, però insomma quando tu ti trovi di fronte a variazioni così violente dei prezzi dei tuoi input, beh, insomma effettivamente è un ruolo diciamo, del governo per rendere più, come dire, graduale la transizione. Poi può darsi che molte di queste imprese dovranno uscire dal mercato, però insomma, decidere questo nel giro di poche settimane perché c'è stata questa impennata dei prezzi delle materie prime mi sembrerebbe sbagliato. Ecco, dunque, il che vuol dire che qualsiasi misura da ora in avanti, che non sia, diciamo, strutturale, ma di breve termine cosmetica, se vogliamo chiamarla anche così, diciamo, colpisce ulteriormente il balance sheet del governo, se vogliamo dirla così. Non c'è dubbio, adesso non so come mai, credo che sia ragionevole non tassare le imprese che hanno fatto i cosiddetti extra profitti Eh in sì. questo periodo,
anche perché non sono sicuro che abbiano fatto extra profitti. Eni ha detto che non ha fatto extra profitti, dipende moltissimo da dove uno si trova esattamente nella filiera, quindi e quelli che hanno fatto sicuramente extra profitti sono i produttori di energie rinnovabili. Io non so se vogliamo tassare quelli nel momento in cui dobbiamo fare la transizione energetica, perché ovviamente i prezzi dei pannelli solari, insomma della produzione di energie tramite pannelli solari o paleoliche, non è aumentato, e questi hanno guadagnato, ma insomma francamente mi sembrerebbe un po' contraddittorio rispetto all'obiettivo della transizione energetica. Senta, ultimo argomento di cui vorrei parlare con lei è proprio il fatto che ci stiamo avvicinando all'elezione del Presidente della Repubblica il 24 gennaio, un momento importante, addirittura alcune case d'affari stanno già facendo, diciamo, le previsioni di una possibile reazione del mercato obbligazionario, che spesso è molto sensibile a questo tipo di notizie. Ecco, secondo lei è come dire, possibile, sempre più possibile il trasloco di Draghi da Palazzo Chigi a Quirinale, anche perché abbiamo visto la Lega che ha mollato, tra virgolette, Berlusconi? Guardi, quello che mi sento di dire, posso fare previsioni su questa roba, mi sembra particolarmente complicato, insomma, e la mia parola conta zero, però quello che mi sento di dire, anche per la frequentazione che ho avuto nel corso dei decenni con Mario Draghi, è che se Draghi va al Quirinale, aspettatevi che Draghi faccia il Presidente della Repubblica, più o meno per intenderci come l'ha fatto Mattarella, come l'ha fatto Ciampi. Non farà il super Presidente del Consiglio. Draghi è un civil servant, dove lo metti fa le cose che sono richieste dal mandato. In questo caso il mandato è definito dalla Costituzione e da nient'altro. Ecco, in questo caso, se Draghi dovesse fare il trasloco, che non si sa, insomma, se questo accadrà o meno, il PNRR e, insomma, tutti i progetti fondamentali per l'Italia, le riforme che sono già iniziate, pian piano, se vogliamo aggiungere, però iniziate, sono in pericolo? Ma, insomma, immagino che Draghi, Presidente della Repubblica, darà l'incarico ad una persona che egli ritiene e che le forze politiche ritengono, perché poi ci vuole la fiducia in Parlamento per il governo, essere in grado di portare avanti. Non credo il PNR, non credo che ci sia nessuno che abbia voglia di perdere i soldi del PNR, quindi invece vedrei più rischi, a dire la verità, se Draghi rimanesse a Palazzo Chigi in una situazione di grande difficoltà, perché il 2022 comunque sarebbe un anno di campagna elettorale, quindi in qualche modo i partiti vorrebbero tenerlo lì, o alcuni partiti vorrebbero tenerlo lì per poter fare la loro campagna elettorale al riparo dallo spread, perché in qualche modo la presenza di Draghi forse ha un effetto calmierante sullo spread, anche se lo spread poi, come lei ha detto, è a 138-140, quello spagnolo sta a 70, quello portoghese sta a 60, quindi insomma calmiere fino a un certo punto, ma sicuramente, diciamo, sarebbe un anno di campagna elettorale, quindi un anno in cui sarebbe molto difficile portare avanti i ben 100 fra targets e milestone che dovremmo concludere entro la fine del 2022. Grazie mille, come sempre, a Giampaolo Galli, Osservatorio Conti Pubblici, Università Cattolica. Grazie per essere stato con noi. Alla prossima occasione e buon proseguimento. Grazie a voi. Grazie.